scelto l'alpaca perché? Perché è un animale che non viene utilizzato assolutamente a scopo alimentare e poi perché è un animale che si presta per moltissime attività, a partire dalla pet therapy o dalle semplici passeggiate o escursioni. Ciao a tutti, mi chiamo Canio e sono il titolare di Basilicata Alpaca. Nasce innanzitutto dalla voglia di valorizzare il nostro territorio con un genere di allevamento innovativo e diverso dai soliti presenti nella nostra zona. Una cura molto specifica riguardo l'alimentazione. Ci sono vari controlli a partire dai denti alle unghie o all'aspetto fisico proprio dell'animale. È una sorta di screening che va effettuato regolarmente per capire se l'animale abbia problemi di salute o meno. Quando vede persone nuove, loro le scrutano da lontano, non si lasciano avvicinare facilmente. Questo però è un percorso che viene graduato. Tutto sta nella parte iniziale, ovvero quando io inizio ad entrare in contatto con loro, faccio capire l'alpaca che noi non siamo un pericolo. Non ama vedere movimenti bruschi, quindi la cosa importante è evitare tutti quei movimenti che potrebbero farlo spaventare. Chiaramente nel nostro territorio si è dovuto ambientare. Non è stato molto difficile proprio perché a Cerenza un clima simile a quello peruviano. E chiaramente andiamo ad integrare un'alimentazione in modo da garantirgli quei determinati nutrienti che in Perù riescono a trovare, da noi no. Accettiamo visitatori nella nostra azienda, ma in modo molto ridotta, perché innanzitutto amiamo tutelare la salute dei nostri alpaca. Quindi noi svolgiamo attività con un massimo di 10 persone al giorno. Trovarsi addosso 40-50 persone diventerebbe davvero stressante. Noi non vogliamo che debba risultare come un'attrazione, ma è un modo innanzitutto di apprendere veramente su questi strani e curiosi animali. Deve essere una giornata alla scoperta, alla riscoperta della natura.